Oggi vi voglio parlare di una importante iniziativa che si sta svolgendo proprio in questa settimana, dal 16 al 24 di maggio, e è la settimana della Laudato Si. Cosa è la Laudato Si? È una lettera enciclica che Papa Francesco ha scritto 5 anni fa. E proprio in questa settimana tutta la Chiesa viene invitata, chiamata dal Papa a riflettere, e non soltanto la Chiesa, ma il mondo intero, la società intera, a riflettere partendo dall'anniversario, dal quinto anniversario di questa enciclica, Laudato Si', a riflettere nuovamente sulla terra, sul clima, sulla nostra casa comune. E ascoltiamo proprio le parole del Papa che ci invita a vivere questa settimana. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del quinto aniversario de la carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Ha detto il Papa quindi che questa settimana di incontri e di riflessione sulla Laudato Si' è una campagna globale proprio per riprendere il nostro impegno a proposito della cura della casa comune. Ebbene, allora andiamo un po' idealmente indietro a 5 anni fa e prendiamo in mano l'enciclica, sfogliamola così velocemente a grandi linee, e cosa ci troviamo scritto? Il primo assunto, la prima convinzione, il principio fondamentale che muove un po' tutta la scrittura di quella enciclica, di quella lettera, è che non è possibile, dice il Papa, considerare la natura come qualcosa di separato dall'uomo. È giunto il momento di promuovere, dice il Papa, una ecologia integrale. Egli sottolinea proprio questo fatto qui. Cioè, non si tratta soltanto di difendere, salvaguardare gli alberi, il mare, l'acqua, la terra, l'aria, il sole, ma di salvaguardare l'uomo dentro tutto questo ambiente. Ecco perché parla di ecologia integrale. Per cui la Laudato Si' non è soltanto una enciclica verde, è una enciclica sociale. Allora, occorre adesso che, dice il Papa, che noi comprendiamo chiaramente le dimensioni umane e sociali di ogni persona per fare in modo che la terra e ogni uomo non siano più asserviti agli interessi, agli egoismi degli interessi economici. Il documento Laudato Si' prende appunto il titolo del primo versetto del Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi, che adesso noi andiamo a riascoltare. Altissimo, onnipotente buon Signore. Tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. Solo a te, Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di menzionarti. Laudato sii, o mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer Fratello Sole, che è giorno e attraverso il quale ci illumini.
ed esso è bello, raggiante e con grande splendore. Esso simboleggia te, Altissimo. Laudato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle, le hai create in cielo, chiare, preziose e belle. Laudato sii, o mio Signore, per fratello vento e per l'aria serena e nuvolosa e ogni tempo, grazie al quale dai nutrimento alle tue creature. Laudato sii, o mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e pura. Laudato sii, o mio Signore, per fratello fuoco, grazie al quale illumini la notte, ed esso è bello e gioioso, vigoroso e forte. Laudato sii, o mio Signore, per nostra sorella madre terra, che ci sostiene e nutre, e produce diversi frutti, con fiori colorati ed erba. Laudato sii, o mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sopportano malattie e tribolazioni. Beati quelli che sopporteranno questo in pace, poiché saranno incoronati da te, Altissimo. Laudato sii, o mio Signore, per nostra sorella morte, dalla quale nessun uomo mortale può sfuggire. Guai a quelli che moriranno in peccato mortale. Beati quelli che essa troverà nella tua santissima volontà, poiché la seconda morte non farà loro male. Lodate e benedite il mio Signore e ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. L'enciclica si divide in 6 capitoli e si conclude con 2 preghiere per la salvaguardia del creato. Papa Francesco affronta una vasta varietà di tematiche e soprattutto prova a sottolineare l'intima relazione, collegamento che c'è fra tutti i popoli che abitano la Terra e la fragilità dello stesso pianeta abitato da questi popoli. E ribadisce il Papa che nel mondo tutto è connesso. E allora, se tutto è connesso, se ogni realtà, persona, cosa, evento è strettamente collegato, e allora è importante che l'essere umano si domandi cosa vuole lasciare alle future generazioni. È importante che egli si impegni a riscoprire il valore proprio di ogni creatura e di ogni essere vivente e si impegni a ricercare altri modi di intendere l'economia e il progresso e promuovendo analisi e dibattiti sinceri e onesti. I mutamenti climatici, la questione dell'acqua, la tutela delle biodiversità sono questioni che non possono più essere rimandate, dice il Papa. E i paesi ricchi devono riconoscere di aver accumulato un vero e proprio debito ecologico. I paesi ricchi hanno determinato un vero disequilibrio nella creazione divina, le cui conseguenze ricadono soprattutto sulle spalle dei paesi più poveri. Il Papa suggerisce allora semplici gesti quotidiani per spezzare la logica della violenza, dello sfruttamento, dell'egoismo. Il Papa condanna a voce alta le nuove forme di potere che derivano dalla tecnologia. Egli richiama la responsabilità di tutta la comunità internazionale sull'ambiente, perché, egli dice, sottolinea, l'ambiente è uno di quei beni fondamentali che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente. Dice il Papa, dobbiamo ascoltare il grido della terra e dei poveri. Sono sue parole. Oggi, egli dice,
anche la casa comune che è il nostro pianeta ha urgente bisogno di essere riparato e assicurato per un futuro sostenibile. Secondo, occorre analizzare, giudicare la crisi della nostra casa comune. Ed è sempre il Papa che dice, rivolgendosi soprattutto, facendo affidamento soprattutto ai giovani. I giovani esigono un cambiamento del nostro modo di stare sulla terra. Essi si domandano com'è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare a ciò che avviene sull'ambiente e senza guardare le sofferenze degli esclusi. E terzo punto fondamentale, occorre agire insieme e lavorare per una ecologia integrale. E dice sempre il Papa, occorre impegnarsi a livello finanziario e incoraggiare quelle istituzioni finanziarie a prendere e a supportare decisioni a favore dell'ecologia integrale, quindi non soltanto gli alberi, il mare, l'ambiente, ma l'uomo in questo ambiente. Includendo, queste istituzioni devono includere e volere investimenti con un impatto positivo sia sociale che ambientale. E dal momento che il Papa si rivolge al mondo intero, ma soprattutto ai credenti, dice la Chiesa si deve impegnare a celebrare insieme alle altre Chiese cristiane la stagione del creato, generando una conversione radicale e un'azione trasformatrice. Papa Francesco è altresì convinto che tutte queste azioni presuppongono una trasformazione a un livello molto più profondo. Presuppongono un cambiamento dei cuori, un cambiamento delle coscienze. Occorre cioè stimolare e sostenere una vera conversione ecologica integrale. L'impegno per superare i problemi come la fame, come l'insicurezza alimentare, come il persistente disagio sociale ed economico, il degrado dell'ecosistema, la galoppante cultura dello scarto. Bene, tutto questo, questi problemi esigono una rinnovata visione etica che sappia mettere al centro, questo è il punto, che sappia mettere al centro le persone, nell'intento di non lasciare più mai nessuno ai margini della vita. Ed ecco allora la seconda parte di questa mia riflessione. Dobbiamo costruire e determinare e formare dentro di noi una spiritualità ecologica. La situazione attuale del mondo crea un senso di sostanziale precarietà e insicurezza, ce ne stiamo accorgendo proprio in questo periodo. E la dominante insicurezza può molte volte favorire forme di egoismo collettivo. Quando le persone diventano autoreferenziali, pensano soltanto a mettere al centro della vita la loro persona e badano ai loro interessi, finiscono per isolarsi, si isolano all'interno della loro stessa individualità, finiscono per accrescere la propria avidità. E così più il cuore della persona è vuoto e più quella persona ha bisogno di oggetti da comprare, oggetti da possedere, cose da consumare. E in questo orizzonte è evidente che non esiste più la ricerca del vero bene comune. Occorre allora davvero cambiare stile di vita. Un cambiamento degli stili di vita può arrivare ad esercitare davvero una sana pressione
su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È un fatto che quando le abitudini sociali, le nostre abitudini quotidiane, intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo significa che esiste una grande responsabilità sociale dei consumatori. Noi abbiamo una grande responsabilità. Noi possiamo essere attivi protagonisti nel costruire un sistema economico sostenibile, dando vigore alla lotta per la giustizia, la pace e per una gioiosa celebrazione della vita dappertutto e per tutti. Quando noi siamo capaci di superare l'individualismo, allora si può produrre uno stile di vita alternativo e allora diventa possibile anche un cambiamento rilevante di tutta quanta la società. Per esempio, facciamo un esempio. Se d'inverno una persona benestante si copre un po' di più, invece di alzare il livello del riscaldamento, beh, questo suppone che abbia quella persona acquisito una convinzione mentale e un modo di sentire favorevole alla cura dell'ambiente e alla salvaguardia del creato. L'educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno davvero una efficacia e una incidenza diretta. È importante nella cura dell'ambiente, per esempio, evitare l'uso eccessivo di materiale plastico. Occorre ridurre il consumo di carta, il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, utilizzare il trasporto pubblico, magari condividere lo stesso veicolo di trasporto fra più persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente. Fare tutte queste cose, partendo ovviamente da motivazioni profonde, non certo per un mero interesse personale, può essere un vero atto d'amore che esprime la nostra dignità di essere umani. Se noi non abbiamo imparato a fermarci un poco, un momento, per ammirare e apprezzare il bello che sta intorno a noi, allora non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. La conversione ecologica a cui il Papa ci invita per creare un dinamismo di cambiamento duraturo non riguarda soltanto l'individuo, è una conversione comunitaria, riguarda tutti. E il Papa si rivolge soprattutto ai credenti. Per i credenti il mondo non si contempla dal di fuori, ma dal di dentro, riconoscendo quei legami con i quali Dio, il Padre, ci ha unito tutti quanti insieme a tutti gli altri esseri viventi. Siamo un tutt'uno, non siamo separati. Il costante accumulo di possibilità di consumare che noi sentiamo continuamente dentro di noi finisce per distrarre il nostro cuore e ci impedisce di apprezzare le cose che abbiamo intorno. La spiritualità cristiana, di questo vi sto parlando, incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente delle cose senza però essere ossessionati dal consumo. Insomma, si tratta di convincersi che il meno è in realtà un di più. La spiritualità cristiana propone e ci chiama a una crescita nella sobrietà, accontentandoci
delle piccole cose. È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose, che ci permette di ringraziare delle possibilità che la vita ci offre continuamente, senza attaccarci follemente a quello che possediamo, a quello che abbiamo, né di rattristarci per le cose che non possediamo. La sobrietà vissuta con libertà e consapevolezza è liberante. Quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua e là cercando sempre qualche altra cosa, sempre ciò che non hanno. Occorre invece sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ce ne stiamo accorgendo in questo periodo. Occorre sentire che abbiamo delle responsabilità verso gli altri, quelli che mi stanno intorno, verso ogni uomo. Occorre riprendere a sentire dentro di noi che vale davvero la pena ed è bello essere buoni e onesti. L'amore pieno di gesti e di cure reciproche non è soltanto un sentimento, è un atto civile, un atto politico e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L'amore per la società e l'impegno per il bene comune sono una forma grandissima di carità. L'universo si sviluppa in Dio e Dio riempie tutto l'universo. Quindi c'è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. L'ideale non è solo passare dall'esteriorità all'interiorità, all'intimo della propria coscienza, per scoprire lì dentro l'azione e la presenza di Dio. No, non basta questo. L'ideale è arrivare a scoprire, ad incontrare Dio in ogni cosa che ci circonda. Come insegnava San Bonaventura, che diceva: la contemplazione è tanto più elevata quanto più l'uomo sente in sé l'effetto della grazia divina e quanto più sa riconoscere Dio nelle altre creature, in un fiore, in un ruscello, in un animale, in un volto. Bene, vi lascio ancora con Papa Francesco che interviene ancora per ricordarci l'importanza di tutto quello che egli ha scritto e che ci sta ricordando in questa settimana.